Ciao a tutti, gioie belle. Oggi 5 motivi per cui forse non è così un'ottima idea tornare con il nostro ex e un motivo per cui forse vale la pena di pensarci. Il primo motivo è sicuramente per il rischio di ripetere uno schema. Ci siamo lasciati e noi abbiamo fatto un percorso di evoluzione, si spera chiaramente. E se ritorniamo con il nostro ex, beh, il rischio è proprio quello di ritornare in tutti quegli schemi che non ci hanno fatto crescere, mentre adesso in realtà abbiamo un'occasione d'oro per farlo. Ci avete mai pensato? Infatti, nell'aver concluso questa storia, per noi si è aperta, magari dolorosamente ci siamo, ma una reale possibilità di crescita personale. Non siamo più quelli o quelle che eravamo in coppia, siamo di nuovo noi da soli con i nostri orizzonti, quindi varrebbe forse la pena di esplorarli, che ne dite? La mancanza di fiducia, spesso e volentieri una relazione finisce per un tradimento o comunque per una delusione, su quello che pensavamo fosse il nostro partner, e poi in realtà nella vita ci rendiamo conto non essere. Quindi non ci fidiamo più di chi abbiamo davanti. Questa, credetemi, non è una buona base per ricostruire. Non lo è neanche per costruire, però all'inizio di un rapporto la fiducia la si mette sempre, perché è chiaro, è il modo di far partire un rapporto. Ma quando questa fiducia è stata minata in maniera magari anche importante, viene difficile ricostruirla e ripartire, diciamo, da zero. Quindi, se su di noi e sul nostro carattere la mancanza di fiducia marca in modo importante, ecco, credetemi, questo può essere veramente un grosso motivo per cui neanche riprovarci con questo o questa nostra ex. L'idealizzazione del passato. Eccoci, allora chissà perché, soprattutto nelle storie più lontane, ripensandoci, abbiamo un pochino qui al cuore quella tenerezza, lui, lei non era poi così male. Ricordiamo, chissà perché, e viva la memoria selettiva, solo le cose belle, le, tra virgolette, ingigantiamo e su quelle brutte non ci sembrano più a oggi così importanti, così determinanti. E invece poi erano proprio quelle che ci hanno fatto dire, sai che cosa c'è? Levati di torno. E quindi rendiamoci conto che il meccanismo di idealizzazione del passato è un meccanismo che esiste, ma siamo quell'attimo più furbetti del meccanismo. E capiamo che poi nel tornare insieme, tutte le cose che ci irritavano, ci infastidivano o le cose più importanti che in realtà proprio non ci piacevano, ritorneranno e amplificate. Quindi facciamoci una bella pensata anche su questo. Ritornare con il nostro ex ci chiude gli orizzonti, difficilmente ce li apre. Quando siamo di nuovo single, un pochino con fatica alle volte, ma cosa facciamo? Ricominciamo a uscire, a frequentare persone, magari ci dedichiamo a un hobby che al nostro ex non piaceva, comunque conosciamo persone e situazioni nuove. Questo è, a prescindere, positivo per noi, per la nostra crescita, per il nostro star bene. Quindi ricordiamoci che tornando col nostro ex al 100% e se non al 100 al 99 andremo a perdere queste cose che stiamo costruendo, queste relazioni, queste persone e sicuramente in una prima fase almeno di rapporto saremo molto chiusi, molto difensivi all'interno della coppia e quindi cosa succederà? Tutte le occasioni appunto di confrontarci, di conoscere nuove persone automaticamente un pochino ce le elimineremmo. Quindi su questo ecco, ci mediterei un attimo. Questi sono un po' i 5 punti per cui non vale la pena di ritornare con una ex. E se ci fosse un punto positivo,
quantomeno a cui fare un poco di attenzione, beh, cioè, dai, questo è il tono sempre propositivo del canale. Se avete risolto i problemi che c'erano fra di voi, ne avete parlato, avete fatto un bel punto fermo, allora forse potrebbe valere la pena riprovarci. Ecco, ci si riprova, però non essendo più gli stessi della relazione precedente. Questo è importantissimo, perché se ci riprovate essendo quelli di prima, è abbastanza matematico, ovviamente, che la cosa finirà di nuovo. Se invece tutto quello che c'è stato prima serve come base di partenza nel dialogo, nella voglia di riscoprirsi, beh, perché no? Una chance io la darei, soprattutto se è stata una storia importante. Cosa avete da perdere? Un po' di tempo, magari un po' di tristezza aggiuntiva, ma sicuramente se dovesse veramente poi finire, voi sapreste di aver fatto tutto quello che era nelle vostre mani per poter far funzionare le cose, anche perché alle volte ci si lascia un pochino sull'onda della rabbia e un po' di risolto rimane sempre quella lieve nebbiolina dell'aria che ci fa dire: ma davvero, davvero è finita? Allora, se avete questo dubbio, e toglietevi il sasso dalla scarpa sempre e comunque. Per il resto, se avete voglia di confrontarvi con noi, scrivete pure nei commenti le vostre storie di minestre riscaldate, di ex tornati e di ex che nella vita mai più volete vedere neanche dipinti, perché tutto questo diventa patrimonio di tutti quanti in modo carino, lieve, divertente e sicuramente utile. Grazie a chi si è iscritto al canale, a chi si iscriverà assolutamente. Un abbraccio a tutti i nuovi.